Questi sono senza zucchero, sono velocissimi da fare e ora vi mostro come. Rimanete fino alla fine. Comincio con 150 g di mandorle e le metto nel frullatore. Chiudo e frullo. Andiamo a controllare, dobbiamo ottenere una granella simile a questa. Ora aggiungo 250 g di datteri denocciolati, mi raccomando. Chiudo e frullo di nuovo. Aggiungo anche 2-3 cucchiai d'acqua per ammorbidire i datteri. Diana, ma che cos'è che stai preparando oggi? Ti dico solo che nella ricetta di oggi c'è la zucca e la ricetta è dolce. La zucca è un ortaggio buonissimo. Ragazzi, anche voi amate la zucca? Scriveteci qui sotto nei commenti. Controlliamo. Perfetto. Allora, come vedete, l'acqua ha reso l'impasto più morbido e quindi molto più facile da modellare. Ora prendo una teglia da muffin rivestita con dei pirottini di carta. E poi prelevo del composto di questa dimensione, di una noce circa, lo modello con le mani e lo metto in ogni pirottino e poi lo schiaccio con le dita. Potete anche bagnarvi leggermente le mani mentre modellate il composto. Le nostre basi sono pronte, guarda che carine, già così, ma aspetta di vedere il risultato finale. Ci stupirai come sempre. Ora prendo una ciotola nella quale verso 200 g di zucca cotta. Potete usare la zucca che preferite. Io l'ho cotta nel forno e vi consiglio di fare la stessa cosa perché se la fate bollire rimarrà troppo umida, invece a noi serve bella asciutta, così. Ora aggiungo 2 cucchiai di yogurt di soia al naturale. Aggiungo anche un uovo. E mescolo bene il tutto. A me piace anche la cannella, quindi aggiungo una bella spolverata. E come possono mancare le gocce di cioccolato? Queste sono di cioccolato fondente, quindi aggiungo un cucchiaio. E ora distribuisco il composto nei pirottini. Aggiungo un cucchiaio per ogni pirottino. E ora siamo pronti per cuocerle nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. Andiamo! Ci siamo, i nostri tortini sono pronti, ma prima di andare a vederli lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci come sempre e noi saremo qui ogni giorno a condividere bontà con voi. 3, 2, 2, 1. 1. Guarda qui! Wow! Però aspetta, l'occhio mi è caduto subito qua, che ne manca Ne uno. manca uno, e beh sì, io sono incaricata, diciamo, nell'assaggiare il prodotto finale. Quindi è dovuto assaggiarlo. Incredibile? Vabbè, dai, lo assaggiamo di nuovo, vero? Certo, ovvio. Ma non è finita qui, vero Diana? Non è finita qui. Intanto andiamo a vedere come sono venuti. Wow, che Wow! carini. E adesso come li continuiamo, Diana? E ora per finire in bellezza decoriamo questi tortini con della nocciolata fatta in casa. Io l'ho diluita leggermente con del latte di soia. Non so a voi, ma a me questi fanno tanta, tanta gola. Diana, ci tenti sempre però tu, eh. mi spiace tantissimo. Sopra ci metto della granella di mandorle. Quindi si assaggia, Diana. Come si fa a resistere? Mamma Vai. mia, prendo questo, È il più buono, ovviamente. sono tutti uguali. Wow, Come sono, Diana? non ho parole, non mi aspettavo questa bontà. Wow, me li finisco tutti ora. Se dovete dare un voto, ragazzi, a questa ricetta, fateci sapere quanto gli dare. Tu quanto gli daresti, Diana? 11.